Grazie, ma ovviamente penso che nessuno si aspetti da me che dica chi è il rappresentativo e chi non lo è, chi ha dati o chi non lo ha, perché non sarebbe corretto da parte mia certamente farlo. Se mi consentite faccio un passo indietro, perché partendo dalle ultime riflessioni del professor Nigi, credo che il tema forse che oggi ponete all'attenzione è un tema che diventa appunto rilevante proprio per il momento in cui questo è posto, e cioè in un momento di profonda crisi sociale, in cui ciascuno o i cittadini che si sentono in qualche modo in difficoltà trovano in coloro i quali dovrebbero rappresentarli a diverso livello. Il problema è che oggi il sindacato lo ha in maniera forse più palese, più evidente, dall'altra parte il mondo politico, ma si ritrova con lo stesso tema, cioè, scusate, né rappresentanza né rappresentatività, ma legittimazione. Cioè, siamo legittimati o ci viene riconosciuta la legittimazione ad essere rappresentativi degli interessi dei singoli? In qualche modo, da un lato, faccio il parallelo con la politica non a caso. D'altronde non è un caso che mentre voi ponete oggi all'attenzione del mondo politico una proposta legislativa di fatto di attuazione, poi, di un articolo della Costituzione che mai è stato attuato, dall'altra parte c'è una parte del mondo politico che chiede un'attuazione di una norma costituzionale sul mondo dei partiti. Che è successo dal 48 ad oggi? Cos'è accaduto in questo arco di tempo e in questa sorta di moratoria temporale? Perché oggi è rinata questa esigenza? E lo dice una persona che è assolutamente contraria a dare riconoscimento giuridico ai partiti. Parto da questo presupposto. E ve lo dico dalla mia parte, io sono contraria a dare la personalità giuridica dei partiti, sono contraria a far diventare una serie di, a fare una legge che mi disciplini una serie di situazioni in merito ai partiti, in quanto a rappresentanza, in quanto a. Saluto il Presidente Sacconi. Così. Maurizio, visto che tu mi conosci, che sono notoriamente diplomatica, io sono arrivata proprio, cioè, proprio così, intervenendo iniziale, ho preso proprio il punto nevralgico. Però per cercare uno sforzo di diplomazia, invece di prenderlo dal punto di vista sindacale, l'ho preso dal punto di vista che ci interessa di più, cioè da quello partitico. E quindi sto cercando di spiegare loro perché io personalmente sono assolutamente contraria a qualsiasi ipotesi di regolamentazione giuridica e legislativa dei partiti. E perché ho il terrore che il Parlamento legiferi sui partiti. Perché io ho il terrore che, e purtroppo non è uno spettro, purtroppo è quasi una realtà. Io ho il terrore che mi arrivi un giudice in qualsiasi città d'Italia che mi invalidi il congresso del PDL piuttosto che del PD dicendomi che l'iscritto X ha deciso che lui non ha votato. E in questa forma, vede professor Nigi, però purtroppo noi ci Può fare lo confrontiamo. stesso la cosa. No, aspetti, mi segue la. Vado. Sto parlando della mia parte, sto parlando della parte che regolamenta noi. E poi arriverò ad altre Ma io parlo di discussioni. Io stavo parlando di questa, questo. cioè perché cosa si è posto? Il tema di legittimazione all'interno dei partiti nasce dallo stesso problema. In che modo il partito è democratico? In che modo il partito è rappresentativo? In che modo il partito trova una sua dimensione? Come diamo questa veste al partito? Tema che si è posto e si è posto anche nella discussione in maniera assolutamente trasversale. La paura di un intervento che arriva dall'alto e che a un certo punto intervenga su soggetti di cui si rivendica una libertà associativa e ci vengono a dire che cosa si deve fare.
questa è una parte. Arrivo al vostro punto di vista perché non volevo fare un parallelo completamente identico. Stavo dicendo, intendevo dire un'altra cosa. Dicevo che parlavo di crisi di rappresentatività. È chiaro che quel tipo di crisi di rappresentanza di tutto ciò che è istituzionalizzato ha finito per viverlo anche il sindacato, perché a un certo punto il sindacato è stato percepito dagli stessi lavoratori come istituzionalizzato, quindi come portatore, come partiti, di istanze politiche per se stesso più che per i lavoratori stessi. Ora, il tema, dicevo, diventa sempre più importante perché in un momento di crisi sociale di questo tipo, se non si agganciano bene i ponti di comunicazione fra coloro i quali vivono il momento di difficoltà, se quel tavolo di compensazione non è un tavolo in cui le parti sono effettivamente riconosciute e legittimate da tutti, è evidente che quel tavolo rischia di saltare. Questo è certo. E su questo si lega un discorso che lei ha iniziato, anzi lei ha terminato, lanciando questa, diciamo, riflessione che è la più delicata, in cui lei ha terminato l'intervento, ma che poi è alla base, secondo me, della riflessione che tutto il mondo sindacale dovrebbe oggi fare in termini più duri, più difficili, perché trovarsi sui terreni oggi di crisi vera, quando ci sono delle persone prima che ho visto provenivano dalla mia regione, quando si va nelle zone dove ci sono problemi, manifestazioni, CIG in deroga, eccetera, e ci sono da un lato lavoratori che chiedono questo, dall'altro altri lavoratori che dicono attenzione perché state rubando il lavoro ai nostri figli, cioè contrasti fra interessi, e tu stai lì e da quale parte stai? Tu chi rappresenti? O ti riconoscono o non ti riconoscono. E arriviamo al punto che lei poneva. Chi, per riconoscerti, per esistere, chi sei, chi rappresenti? Io credo che al di là dello strumento, io non sono mai innamorata dello strumento. Credo che noi non dobbiamo, dobbiamo soprattutto essere interessati a raggiungere un obiettivo. Se l'obiettivo è come facciamo a arrivare ad un punto di misurazione, cioè come facciamo a avere un sistema per il quale effettivamente gli interlocutori che rispettivamente stanno da un lato e dall'altro del tavolo siano effettivamente riconosciuti da un lato e dall'altro del tavolo da coloro i quali rappresentano, perché questo è il punto. Allora, poi se siamo d'accordo che quello è l'obiettivo, lo strumento con cui raggiungere quell'obiettivo può essere di varia natura. È chiaro che il primo step è comprendere se siamo o meno d'accordo sul fatto che bisogna raggiungere questo obiettivo. E su questo io credo che assolutamente noi dobbiamo raggiungerlo. E dobbiamo raggiungerlo per un dato, perché io credo che sempre di più il sindacato deve allontanarsi da una visione puramente politica dell'approccio alle problematiche per avvicinarsi più ad un approccio di tipo economico, nel senso di vita reale, non astratta ma concreta. E per essere concreto non si può parlare sempre soltanto di situazioni e di principi in astratto, ma bisogna calarsi nella situazione concreta. D'altronde, vedo molte persone con cui abbiamo lavorato in passato, soprattutto molti sindacati autonomi con cui abbiamo lavorato in precedenti, almeno mie, esperienze di governo. Non era un caso che in alcuni mondi del sistema, alcune parti del sistema pubblicistico, i sindacati autonomi hanno trovato molto spazio, perché si sono trovati a parlare un linguaggio più pratico delle problematiche reali del personale. Cioè, perché portavano non tanto problematiche astratte, contrattuali, ma portavano
mi scusi per essere pratico, il problema del commissariato X che non ha le macchine, non il problema astratto di come regolamentare il contingentamento. Allora, quello significava essere più vicini alle persone. Ora, questo percorso, e con questo io concludo, lo strumento di misurazione è corretto. Un auspicio però che io mi sento di fare è che l'ultima cosa che in questo momento si può fare è arrivare ad una sorta di, fra virgolette, clima di vistosità su chi rappresenta chi. Perché la prima parte di questa lotta di riconoscimento e di ricongiungimento sociale è riconoscere di nuovo il ruolo sindacale, perché in questo momento quello che si sta perdendo è il ruolo sindacale, e in questo dovete essere tutti uniti, perché se si comincia a dire Tizio non riconosce, io riconosco, fallisce tutto. E aggiungo, e questo l'abbiamo già detto prima, io non è che voglio dire sempre c'è lo spettro giudiziario, ma è così, perché se chiudete accordi e firmate al 70% e basta che il singolo vada dal giudice del lavoro e salta tutto, e salta tutto un accordo di 6 mesi, è inutile che vi sedete a fare accordi, quella è la fine della contrattazione. Allora, un percorso comune all'interno di, per recuperare alcune strade, va fatto. All'interno di questo percorso comune ovviamente passa anche, credo, il rispetto e la legittimazione reciproca, che credo nasca sul campo, e penso che poi da parte di tutti, una volta che si riconosce il lavoro altrui, cioè nel rispetto poi degli interessi che ciascuno difende il proprio spazio, ma c'è la possibilità di muoversi per arrivare ad una soluzione delle problematiche. Grazie.